Gatti, Tusang, poi dopo ne parleremo, dopo questo spettacolo. Però ci tengo tanto che stasera fate voi una grandissima figura, perché c'è un pubblico in sala che se lo merita, è stupendo, c'è un colpo d'occhio stupendo. Penso che per un attore, un'attrice, quando tengono un teatro di Gine, penso che sia il massimo. Quindi non ho niente da dirvi di particolare. Siete tutti bravi ragazzi, bravissimi attori, qualcuno più esperto, qualcuno meno esperto. Ai più esperti dico: la calma la mantiene il padre famiglia, e quindi guidatevi, non vi innervosite, guidate a guidare i più piccini. I più giovani affido a Anna, a Peppe e a Mirko, permetto di dire che sono, e a Mimmo, che sono persone che fanno teatro da tanto tanto tempo. Quindi mantenete calma, tranquillità, serietà, a voi, ai più piccoli, dietro le quinte, a Nalladarice. State concentrate sulla commedia, perché dovete entrare a tempo, seguire bene la commedia, quindi non vi distraete assolutamente, non ha da parlare, manca a dicere voi, ha da guardare a commedia e ha da trasì quando sa da trasì. Un'altra cosa che vi voglio dire, e ci tengo a dirvela, i tempi. Uno, due, botta, risposta, non aggiungiamo troppo, rispettate nel limite del possibile il copione, e niente, vi auguro un in bocca al lupo a tutti, e facciamoci una bella preghiera, proprio veloce, così in nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, amen, che il Signore ci protegga sempre. Più di questo, datemi la mano, tanta merda a tutti quanti. Uno, due, tre. Merda, merda, merda! Ecco, poi ti ringrazio tanto. Ma va bene, se no perché l'ho raggiunto.
fascina. Ай, дай, грубе, сестри. Ну, ваше решил дар о том, как ты себя роми на шее, а ты веч чудо. Эй, гомави, мама, не пахать, как сигури, мы тут ранишь. Я буду туши педаджа, лишь не си, дай мне на душу, как руки спать, а статир. Эй, кодаци. Эй, чё цепь, душка, мне же цепь, но кези мачи до на душу, ты не навредай мне чё. Ууу, подарить на приз. Эбе, эбе, гуй, сиди, зима на кинуир, да думай, че, ключи на приз. Ну, кави, кому кури, че, я тебе, опа, на муфани, на муфани, на муфани. Я бы был не забыл, да, так ты рада, мы сам вон останься, а мы опаду туги ламу. Эка, ой, ты бомы сон подлей, да ты шеет, иди то. Не кана гала, да вару не муша су. Эд, да веши тебе на метере, а на лаборо иди ошки, да на руби туги, и маши на нами веса на страх. Эй, эй, ну па, ты не шпоретни, а ви, души ке ставь да да ты дай, а ты ж ту сплерен ты шпорет. Юци, юци! Души, пунчи, пунчи, ма рома на чо пуй! Ma ci può, tu puoi sigaretta a parte di tutto il tempo. Si può aprire il mappa.
anche la dita, vedete? Perché sono finite, non si sa come si sa fumare. Dammi una tu fossi scelto. E mandato da baccare una sigaretta. Gli dico, vado da baccare il mostro. O da baccare il mostro, sì. Come vedete, è sì. Ciao, vada, mignon. E ditemi una cosa, come avete organizzato la mattinata? Sentite un po', vi andate a fare una bella camminata. Ho facito sempre un po' troppo alla casa. Lo scudo, Lucito, tutto scudo. La verità è che il tuo marito ti ha contaminato, ti ha dato il morso di tavola e tu sei diventato tutto santo di sé. Ehi, ci sei scusato via te, sa che ci tiravo me fuori. Ehi, e quindi io non faccio tutto quello che fai tu, ma sì, fai tutto quello che fai. Ma quando ero visto di dire, perciò mi vedo come dire la licenza di scherzare, capito? Eppure da vinto io, Camillo è come un fratello per me. A proposito, Camillo, e tu ne fai un re? Ah, la mia volta faccio un riscono, la tua mamma. Ma non si tratta di soldi, capito? E adesso la mia. Sì, dicono che a paese è più vicino, ci sta la vita di un soldo. Ma Camillo è una meraviglia. Voglio, ma tu a forza vuoi fare l'arte in coppa avanti, ma io a questi qua non faccio l'arte in coppa avanti, faccio il callo ai piedini. Sentite la sua delinquente, il callo ai piedini. Uffa! Avete visto quanto è bellino? Mamma, ma vieni a caia, non ti piglia la colla, ti capi? E il tuo nome è bisillabo, non posso fare tronco e non ci appoggio per la voce. E ad Achillo, la portiamo bella, serena, tranquilla, che saccia? Luci! Cateri! Esteri! Sì, sì, ho fatto lo scaldato. Hai visto? Teniamo pure queste gentili vallette che ci portano il caffè. Permettete? Questa è per mia moglie e chi si può per io? Cami, tu eri sopravvenuto. Arranciati, ah. Cami, è buono il caffè. Luci, buonasera, ci hanno proprio consolata. Ehi, voi permettete? Buona giornata. Ciao, ma come ci fai? Ma ci metto mangiare una tazza di caffè e faccio il caffè. Papà, io ve l'ho giocato. Papà, ma pure mi l'ho giocato. Ma nessuno è tutto e due l'hanno dato a me. Ma chi le sei menata? Che ve la fai voglio? Luci, voi siamo volete bene da fare qualcosa. Quella pilla. Non signore, non voglio nessuna pilla. La voglio castigare se non è la coppa a sta casa. Non volete fare? Chissà, si facessimo venire un cane lupo. Ehi, non vale in disponente che la sapa che la mamma si mette a paura di cane, paura. Si mette a dice lo cane lupo, si mette a dice. Ah, vabbè, non devono imparare questo cane lupo, Babbo non vuole, mamma nemmeno, come faremo per fare l'amore? E ta fai mona, che credi? Anzi, già ci pensate a facite, mo. E ma lasciamo un monastero Santa Chiara. Ehi, fanno funisti, varietà, non basta qua. Cami! Ma tu capito? Cami! Ehi, la via, ditemi che troppo pesante! Sia maledetta e stramaledetta la pillola di tutti i secoli dei secoli! Amen! Così, Anna Buscò! Aspettami, devi che troppo ne fate, aspetta! Lasciami, Anna Buscò! Anna Buscò? La linea è passione che è con mira che si tu, ma non la ci vedi. Lucia! Care! Non dare, te non ci tu di una mano passando, fai male qua. Perché tu hai fai bene, stai che sta male, sei tra l'uso. È perché quell'amico tuo d'infanzia che mi fa stare così nervoso a me, Lucia. E da quando che ci siamo sposati, si è piazzato in casa nostra e non sono mai giù. E a tavola si posso stare vicino a casa, da vicino a te. E ogni tanto si può finire una fotografia vicino a te. Lucia, la verità a me sta cosa non mi è mai piaciuto. Negami, ma tu pulisci a me. A te una faccia. E vengono le cose di E me vorremmo tenersi pure tutto.
E che ce la faccio, tu ce lo dici. E allora Rigino? Luci, non mi mettere in coppo punto perché io veramente ce lo dico, tu mi conosci. Mamma mia, allora sì, non me niente. Sì, mo che venendo un giudice chiaro, chiaro. Luci, ce lo dico chiaro e ce lo dico pure scuro. Brava, io ti faccio in mano. Luci, non mi mettere in coppo punto che tu mi conosci bene. Io faccio tre valigie fuori la porta, Luci. Io faccio rimanere a bocca aperta. Io faccio rimanere come tu ci trovi a sti rughe, capito? Zitto, sì, 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 ma forse hanno sì, anche una saccia, sì, 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 pure privare i sì, una sì, stanno sì, 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 ma come dicevi, li vuoi far restare? Come? Devono restare? Ah, devono restare. Uno così amico che ci rimane sull'anno in coppa sta mutata. No, devono rimanere perché se no mi offendo, li faccio trovare le valigie fuori alla porta. Luci, vieni, che stanno facendo? No, stanno parlando pure fuori alla porta. Chissà tra la porta. Oh, è figlio! Già! Posso venire essere la sta sull'anno in esilio in coppa sta montagna! La gamba! Pure simpatico, noi proprio di voi stavamo parlando! I devisti da git! Chissà che mi stanno menando! Ma perché? Mi sei non appena si passato che a fuori hanno avuto un incidente! Ma che macchina mi? E che macchina chi allora? Rammi una mano e fammi assettare! Ma no! Signore, pure tu ti sei fatto male! Mamma mia, è stata pure la paura! Ma certo, non mi sono fatto bene! Gesù, Gesù, aspetti, vedi qualcosa? Cammi, vivo! Niente! E tu torna mentale in da sta casa! E stai! Porti la camomilla! Mamma mia, non ti preoccupare, Luci, alla fine non ci siamo fatti nulla di che! Ma la macchina si è fatta male assai! Ah! La gamba! Guardate! Proprio mentre Camillo stava dicendo, chissà se quando lo stanno a trovare ora con lui! No, per carità, io questo ho detto a Ida, rimani in valigia che ce n'avi mai! Non mi aspettavo anche un minuto, ce n'avi mai qui proprio! Ma che fui a fui? Tu correvi con la ruazza, pure io ho battuto la testa, sa? Ma no, ma allora la macchina si è fatta male assai! Io Camillo, non ti preoccupare! Quello che ha avuto la peggio è stata la macchina dell'altro signore, Camillo! Allora mi giunto! Camillo, non bazzia! Mi ci ha giocato da buttare a caduto! Ma tu sei assicurato? No. E allora credi che mi la fanno presto? Perché? Maronna mia, capi, ma allora tu mi capisci mai quando parlo? Io perlomeno ci ho fatto un danno di 100.000 lire a chi? Mo ragioniamo. La macchina è tu? Sì. O responsabile sei tu? CSS. Tu ti pure il freno che non parte buono. Beh, ma vorrei che chi tu volesse essere pure indennizzato. Oh, cugina, credo che mi stia salendo anche la febbre. Gesù, Gesù, mettiti a letto. Ah già, non l'ha già fatta ancora. No, Lucia, non ti scomodare, te l'ho detto, Lucia non l'avevi mai. Sì, madre, ma io non capisco che reto tu sta fretta improvvisamente per un tipo. Che... No, Lucia, io a Napoli pure sono gli affari miei. E poi come si dice, l'ospite è come il pesce, dopo 15 giorni puzza. No, vabbè. Io proprio conosco pure. Un pesce abbia acqua di roppa tra giù. Ma che c'entra? Voi siete un'altra cosa. Voi siete della gene pesca. Questo sotto i punti. Ma ho capito, non insistete che ce n'avete mai. Guarda la mano. Ma che non ce la faccio. Sentite una cosa, Se voi volete a tutti i costi che noi rimaniamo qua, diciamo che una soluzione ci sarebbe. Ah, benissimo! Guardate che se dipende da noi è cosa fa. Grazie. Vero, Dami? Sì, come? Bene, Dami, fratello mio, sapossi! Ma Luci, stiamo a sentire a me, questo è meglio che se ne va a Napoli, ma te so veramente qualcosa in tasta cosa. No, non ti preoccupare, la cosa non è niente. La verità è che se muovo a rimanere qua, sai che la fa? Ha già fatto bene. Mi la fanno presti. E che stiamo lì? No, chi li ha sodati, dai, che i prestiti sono poco più grossi, capito? Ma questo vuole essere una masata per fare l'occhio. E mica malamente, avanzate. Fratello, sorella, io con voi mi apro completamente. Cami, vieni a qua. Sì. Io non appena sono uscito il caffo da macchina, a cicchiappati faccia, hanno creditore non mica avanza una cambiale di 100.000 lire al qui in anno. E a Napoli, papà neve, capito, non mi facevo mai trovare. Quinto piano senza ascensore e chi ne tiene una panza che è tanto io. Ma chi si aspettava per trovare un po' sta montagna? Ha fatto venire l'esaurimento nel bus. Io e Ida perciò ce ne volevamo andare, ma ora è tutto diverso. Allora non andiamo di non Camisa, adesso che so che mi dai tu i soldi, io e Ida siamo felicissimi di restare. Ah, che bello, Camisa, e Ida, restano bene. E che felicità.
vincito! Capi, che soddisfazione! Poco piglia 300.000 lire e c'è botto in faccia! Ma non erano riusciti! Ma non capi, ma loro non capisci niente! E c'è stato l'interesse, questi sono usurati, non sono tutto quanto come te. Vabbè, ma io mo come faccio a trasti 300.000 lire? 400! E che ne sono la mandata di interesse mentre parlo! E 100.000 lire nel marcatura, c'è buon me! Sì, vabbè, ma io mo con tutto il cuore, ma io non ce la faccio a trasti soldi, come faccio a rimanere in coppa a sta montagna senza una sentenza? Ma capi, non ti preoccupare, la soluzione è anche io, capi? Ma che sti questa soluzione te ne capi, fa una cosa. Tu mi firmi un bel assegno, capito? Tanto la tua firma vale, Luci, sono a mia mamma, fa una grande cortesia, io prepara un poco netto, perché adesso che ho distesi i nervi, volessi vuole distendere un po' il corpo, capito? Non ti preoccupare, abbiamo subito dei fatti. Aspetta, aspetta, Luci, facci pazienza, vieni a casa. Fammi a piano poco, perché questa coscia non mi posso proprio muovere. Vieni, piano piano. Facci pazienza. Vabbè, guarda così, vieni a casa, accompagni da stanza. Sì. No, signore! Tu non vieni mai niente, capito? L'infermiera mi ha chiesto io, sorella Lucia, l'ha fatta da mandarlo anche mo. Cami, ecco un mogliere che ti è. Stiamo con papà la corsa, Luciano. Se stai scontando un cavallo in da stalla, se stai scontando. La camomilla vecchia. Per la signora Ida hanno fatto un incidente con la macchina, sa di là. Ah, Nelly, a me che papà ci pensi di faccia la porti. Fratello, questo mi volesse far domandare più di San Martino a me, ma una cosa. Ah, sei alla finestra. Sto dove mi pare. Ma perché veni oggi pure domani per papà? Ah sì? E viene per me. Senti, ma che ha fatto proprio la dichiarazione? Sono fatti miei. Va bene. Ma perché a te cade l'ha fatto? So fatto le mie! E ma cominci una tavola! E tu non avevo forni! Buongiorno! Mi avete fatto paura! Oh, ne mandando che faccio schifo! Ma che c'entro? Vi apparite così dalla finestra come un ladro? Come un angelo? Signorine, ma quale angelo è angelo? Sarebbe a tiente che io sono con Manuriamo! E vabbè, mi sono battezzata con l'acqua santa! Che sciaccherella! Tutte quante siamo battezzate con l'acqua santa! No, tu sei l'unica scomunicata, state battezzate con l'acqua raggia! Ah, pure io sono stato battezzato con l'acqua raggia! Ma allora chi sei scemo, vero? Senti, mio papà, signor Luigi! Tito, dite, qualunque cosa potete parlare con me che io sono l'uomo del paese! Tengo pure un fucile e un cavo di uva! Signor Luigi! No, no, ma com'è brutto questo, signor Luigi? Ma mi chiamo Luigi! Bello, ma mi piacerà passare! Gentina, sentite! Ma sta parlando io! Vi volevo dire che mi potete chiamare Katie. Katie! Già, è diventata russa! Pure io russo quando dormo! Che si chiama Katarina! Ah, veramente, pure io tengo un piccolo soprannome, però mi metto scuola non dice. Avvicinatevi un momento. A me in famiglia mi chiamano il Cicillo! Che carino! È troppo bello! E io mi chiamo Esterina! Come lo potessi chiamare? Est! Come si ritrova fa una bella bussola, nord, sud, est e ovest, lieve mano. Vabbè, ma lasciamo andare. Che mi volevo dire, signor Cicillo, ma... Mamma, come sto? Mamma, come sto? Sei sempre a casa, con quelle scuole in mano, fai servizi. E un cane vostro, come sta? Oh, ma non mi piace la cassa che mi portate, un cane mi... Sa cantare, ruotate, guarda, guarda. Ah, sì, no! E poi riscano a dare tosto! Amico, ma mi dispiace che per mezza mia siete fatto male, povero ricco puzzuello! Aspettate per un momento che l'uomo faccio fortuna, subito vengo faccio subito le cose! Aspettate, oh, e te! E ma sei contento! E tu sei felice! Ateri! Esteri! E voi! E voi! Date l'attimo a fare la vandare, poi esci e faccia la jazz bottega, capì? Eh sì signor, tu fai la jazz e faccio la stassa. A così per il macchi metti la colpa. Ui, ecco mano manata, una rozza. E chi è sto gentile fatendo uno? Madonna, mamma mia, che paura! Mamma mia, no, siamo poveri, non dormiamo niente, andate bene, facciateci sta trovando un mio. Ma quale povera è povera? Perché voi siete a paura? Io mica sono con un barivolo, io sono con l'opera paese, tengo pure un fucile e un cane lupo. E perché tenete pure un fucile? Perché vado a caccia.
Mi ma piglia a sappa, Cristenza, mi piglia a sappa. Voi venite che lo va a caccia. Ah, e cade a sparare, ma che te li miei quaggi in questa casa. Ma dai, io invece ho capito perché mi state offendendo a questi assai. Io invece sono buttato delle rose, non ci fate nessuna offesa. Eh beh, ma perché è un'usanza del paese buttare le rose? No, veramente è proprio un'usanza mia personale. Sentite, ma comunque oggi non è il momento. Ma nada, io faccio... Oh, oh, non guardate! Ma c'è triste, guarda me, è buono, non fa niente. Guardami, non vuoi essere umano, sta mia moglie a parte niente, te ne ha paura i pazzi, mica. Ma qua paura, c'è che è buono, chi sei buono, si chiama Lucifero. Puro nonno fa schifo. Ma perché non mi credete, eh? Poi sfizza, te ne ha paura. Ma credi, guardami. Ma ridocca, ti dà male, calma, fresco, sapete che fa? Per la zamba. Si vanno a mano qua. Si ha dritto pulito, ce la potete trovare. Ma chi stai scemo, eh? Ma è più sfizza, te ne ha paura, poi ti dà male, calma, fresco. Ci credi, la capetta, chi la zampe è come si... Ci credi, abbassa che veniva! Ma è come si parlassi, quella davvero mi spizzi, ma che è come si dicesse proprio... Ma la zampe! E dice, buongiorno, buonasera, come state? Chi sono Gergo, è il mio fratello! E si turi animale, tutto è... E così voi mi offendete? E che c'è fa allora, si facevano io a trovare, quando ce lasciate, eh? E di mani da casa per un... Ma va a la vita, perché mi davano a trovare a me, non bastava un po'? È normale, io sono qui posto vicino di casa, l'uomo del paese, voi siete questo bello villeggiante che state facendo questa bella villeggiatura che ho passato a montagna. Ma che cosa, ma qua la montagna è villeggiatura? Io sono venuto a cango a papà, ma pure lì, guardate! Ma qui venite da poco, sullo scemo cuocane ci vorrei. No, non è possibile. Non è possibile, non basta un po', non è possibile. Tutto a me mi stanno capitando, io dicevo che non mi ero tenevo la faccia rosatica, la porta, chi sarà, fammi aprire, eh? No, chi sa fornire un scemo con quando dopo quando, ma sono quello papagna però. Caterina, Esterina! Papà, io non saci niente, non voglio sapere niente, domandate tutto a lei, a me. Ma che cosa? Ma che state ammaccando? Io faccio chiamate perché stanno bussando a volte, io ho dato una via, ho risonato a volte, io. Va. Ma scusa, ma ti zoppo? E tu sei cionco? Nelly, ma se mi autotocco per bere che ha dato una via a volte, io prima che avevo pigliato a facchi, che ha dato una via, chi sta sapendo un scemo con quando tu vuoi? Oh, ecco lei tutto questo pigliezza. Sei sempre ritto, mazza e panello, fanno i figli bene. E io vuol dire che da questo momento in poi mi comporterò così. Ah, già fa per forza il dubbio, cattivo. Caccia. Chi lo porta così e c'è un dubbio così. Ma non lo vuole! Non si danno al sigaro! Yam, fa la doppia colpo buca, ma non ci stanno che li dannati, te posso rispondere? Ma insomma... Era il postino, ha portato una lettera per Don Alberto. Ma loro chi sta dando l'indirizzo, mi ha coccolo? Non cagna discorso, mo. Che una volta che pigli che l'atteggiamento è scemo come fatto la dita, no? E tu lasci a te, a montagna e l'esaurimento nervoso. Ma non va a fiuggi, ma non va a caffè panzerà con tanta così, oi, bello. Luci, ma perché? Che l'hai fatto? Come hai fatto? Già, i patai va sopportato per tanti anni e non ti conosceva ancora. Cami, i certi risate e le certi guardate le conosco. Chi ne smette a fare però geloso? Luci, non fa sentire queste cose, ci stanno i guagli. Poi fa sentire, capi, voglio allucare che sei nervoso. Non è cretino, imbecille, diploma di stronzologia. Ma quando sei mia questo diploma? E mai che ne faccio? Salvo ti tu. Ti ha stato tu, capito? Ma come ti permetti? Come osi? Io sono una femmina onesta, capito? Ma si vincendo dentro noi. Non puoi muovere da loca. Perché è probabile che mi vita manda lì. E chiama allora, dammi caccia, donne Mastro Giorgio che ti manda lì. Ma insomma, io non posso dire che tu l'infermiera a quello non gliela devi fare. Niente, capi, non mi ha ricevuto niente, si non faccio la pazza, fa mamma, calma, non faccio calma. E figlio della pillola, ma che se pillola non mi parla su a me? Ma insomma, volete che ti sentano? E mi sentessero che è me. Non mi ha lucato
che vero dove senti a cala voce, a cala voce. Ma voi volete vedere che adesso esco per il paese e mi metto a fuba? Ma chi ne ti portano manico? Sicuramente sto un medico. E va bene, allora apriamo la finestra così facciamo sentire a tutti. Oh, giù la sta finestra, che sta da sta giù su sta finestra perché me ne entro. Ma non me la derro. Amo del tondo proprio. Nanni, allora sta finestra. Può essere che non mi ne cocco rosso pure a me. Tanto come io sono una donna facile, facile. Eh sì, Parimia. E tanto ormai che stai diventata a casa di te. Se allora facciamo una cosa. La apriamo la finestra. Vai, allora, va. Può essere che mi ne cocco rosso pure a me. Gente a gente, ma non ha qualche rosa! Corre! Signore, scusate, avete visto un pallone? Sì, signore, sì! Sì, signore, sì, l'ho visto! Vieni, sei andato a pigliare un caffè o un bar di fronte! Ma con me? Chi non ci ha visto che è stato cattivo? Ah, allora l'hai visto che mi è venuto a far visita a me? E io non te lo do più, capito? Così imparate a giocare per strada, capito? E adesso vai via, ragazza, ma voi venite un po' che ha già stato a forza che finestra chiusa non passa un po' anni. No, non mi conviene, perché la roba si scassa nel vetro. No, la roba si scassa un pallone, perché mi piglio un schiatto proprio con i temperini, capito? E mo vai via, ragazza! Ma voi venite un po'. Oh, che mi dà prego? Oh, non buttare nessuna pietra perché gli ha già fatta, sta faccia! Ciao, che ha detto pallone, va a te. Grazie, signora, prego. Grazie. A occhio, tu gli ho rubato pallone! Ma insomma non ci era venuto un coppa a sta montagna per morire io. Cari, mi sono venuto un coppa a sta montagna perché sono scemo. Ma insomma che c'è fa? Ti devo chiedere perdono. Ti cerco perdono, dici no. Già basta capo di madruana poco e faccio un coppa a sta. Ti credi che carino ne pure. Abbiate rispetto di vostro padre. Cari, se non mi piacciono stanno poco. E in acclone. Aspetta, basta. Dici non resti qui, capi? Ah! A te dice faccio finta a mamma che il vostro padre sta un po' esaurito di venere. Ce l'ha ma sul purtroppo poco. A te dice faccio in sé. Cami, facendo faccio un listinato in letto e già quando ti prego. Non voglio niente, Luci, voglio una cosa. Voglio che ti assettano poco vicino a me. Vieni a casa. Non è mai stabilito letto però. Luci, voglio solo questo, un po' di silenzio, che nessuno parlasse, guarda, vedi com'è bello, guarda questa pace, questo silenzio, la quiete dopo la tempesta. Andaccia morto, mannaggia, catacrisme, capite, distruzione! La tempesta dopo la quiete! Su, su, da che fammi assettare, fammi assettare. Domani posso stare assettato alla giacamminata. Ah, la gamba! Vabbè, ma allora che è successo? Niente, capito? Non mi ho domandato niente! Ah, non è niente! Niente! Ma la gamba, la gamba! Magari, ma chi l'ha scritto? Non lo so, non pare che niente! Vabbè, mi sono distrutto, capito? Sono rovinato, mannaggia! Ma vieni a cavare, vai per sotto e per coppa, mi stai facendo autocapo, ma vieni a cavare, che è successo? Ma Rim ti ha scritto qualcuno che non vuoi far sentire davanti a me a tua moglie, dice a me l'Italia, ciao! Capi, sono distrutto, sono rovinato. Non c'è capito, dici. Oh, la gamba! Allarme, chi te pinta? Canna, grazie. È distrutto, è rovinato. E poi? Ma tu puoi proprio sapere. Ma poi sapere. Ah, la gamba. Che c'è? Vabbè, ma è una lettera minatoria. No. Anonima? No. E malparola? No, signore. Vabbè, ma adesso scritto con il credito. E chi se ne fotte? Allora qualche ricattatore! Ma perché i ricattatori fanno pure il cambiato? Ah no! Ah beh, chi canta non ha scritto? La morte, Cami! Questa è una lettera che viene da oltreoceano perché ha chiesto servizi a me. Viene dall'America, capito? Ah beh, ma si può sapere chi t'ha scritto? Luci, zio Alfredo, capito? Zio Alfredo! E come faccio? Chiedo tutte le speranze mi seguono un po' là, isso, Stella! Ho capito! Allora è morta e non ti ho lasciato niente! È morto, io. Peggio, capito? Molto peggio! Invece... E lì, fammi vedere, leggi,
ha voluto fare la pista cosa? Era... Un momento. Oh. Chiama per. Legge, legge. Allora. Dunque, caro, caro. Ah, caro! Carogna! Ce l'avevo qui, sì! Vieni avanti, va bene, avanti, 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 avanti! Un momento, state così, ti muovi e ti appaccio! No, cami! Legge per male! E te, dai, queste sono che mogliere, vedi? Allora, dunque, carogna di nipote, tu scrivi e mi conti sempre guai e miserie. Forse una volta mi scrivessi, ho preso un betterno, una sisala, una lotteria. Ma voi venite che ce ne vede, no? Mi scrivi che ha vinto la lotteria, scrivi. Fatto zitto tu, vai avanti, vai avanti, state zitto. Ah, tu mi cerchi un prestito, ma se il prestito fosse buono, ognuno prestasse la moglie. Tu lo sai che se fosse per te non vedresti la croce di un centesimo. Chi lo è intelligente, zio, chi sta? Vai avanti, vai avanti, vai avanti, vai avanti. Ma state facendo il tuo suono! State facendo, sto andando a andare a Noressi, che ancora da fumi a lettere già sono uscito, riesci? Non mi muovi! E leggiamo! Ia, stai facendo tutto sti uomo che vuole leggere questa lettera, leggi avanti! Dunque, i soldi miei sono sudati e li tengo conservati con... E ci vuoi? E beh, avanti! Madonna santa, e state zitta, no, ma facete leggere sta cosa! Io i soldi miei sono sudati e li tengo conservati con la naftalina. Che non gelato manca. Ma tu con il matrimonio che hai fatto mi hai saputo andare a quel servizio. Tua moglie mi è sacra. Io non la conosco proprio. Ah, non la conosco proprio. No, vai avanti, papà, per piacere. Non muovere, non muovere, non muovere. Conosci tu questo fatto e vai avanti, ma pare un fatturino e la tana. Ma scusa, allora prima perdere tempo. Dunque, ma ti ha fatto lei perdere lo segno, caro sono rimasto. Sta, ecco qua. Dunque, ti abbraccio e ti bacio. Oh, vai dietro, vai dietro. Un bel tempo. Una sisaura. Vai avanti, avanti! Nenni, niente tu, mi scendo alla prossima fermata, in un schifo elettro volevo lei. E quando si inzivo, ah. Giovanni, ma mamma, sono imparato a leggere che... Ah, sembra un bordello facilità. Il giorno 30 di questo mese scendo dal cielo. Se me ne può paracaduto. Il giorno 30 è mezzo di mano. Scendo dal cielo con l'aereo. Se a Napoli prendi il corriere e vengo da te. Come chi sta per a Napoli questo piano giornale? Luci da corriere. Ah, chi lei dall'americano scrive bastardi, capito? Vengo da te sulla montagna. Ma allora chi sta venendo qua? Mi ci ha girato pure l'indirizzo. Pure l'indirizzo ce l'ho. Mi trattengo 3 giorni per un affare che devo combinare. E vado via subito. Non dire a nessuno del mio avvenimento a Napoli. In questi 3 giorni cercherò di sistemare la tua situazione debitosa. Ah, per male, apri una cosa di soldi. Albe, hai sentito? Vai, vai, avanti, vai, avanti. Alla mia morte poi avrete la mia eredità. Che sono meloni di meloni. Ma gli sto facendo lunare. No, luci i milioni, i milioni. Che bella cosa. Sempre per causa di tua moglie. Che tu lo sai quanto la voglio bene. Io sto bene in salute. Ti abbraccio e ti bacio, zio Fritz. Ah. Hai visto a me? Viene zio Fritz. Ma perché stai questa maniera? Scusa tu. Luci, chi lo voglio bene? Zio Fredda diventa zicavere, capito? Mi sono distrutte, capito? Sono rovinato! Mamma mia! Rovinato, rovinato! Questa è la lettera da farci una festa! Ehi, ma state zitto! Vabbè, ma forse perché ha scritto stava bene in saluto, mi vivrei morto! Ma quando mai? Non ricordo, zio Fredda, che lei era un bravo uomo! Stimi casi di bravo. Ti ricordi, un bravo uomo, tutto dolce! Quel grandissimo pezzo di... è meglio che mi sono ucciso, Camille! Ma come si può fare, Camille? Chi le si è fissato che io faccio solo debito e guardate che fissazione ha pigliato lo ziechi! Ma scusate se ci tiene tanto a vostra moglie! E quello che è la tragedia, capito? No, questa è bella! No, questa è brutta, capito? Io sono distrutto, capito? Sono rovinato! Ah, il cagno non va questo disco, mamma! Avete ragione! Fratello! Sorella! È l'ora della confessione! Parla, figlio! Ma Camille, non bazzia! Camille, restami! Vado a ciao, presto! Attenzione! Ah, questo da pozzo! Ehi, prestatemi attenzione tutto quanto, avete capito? Lucia, c'è pazienza! Ma siete da loco, Camille, vieni a c'è pazienza! Ma siete vicino a moglie! Ma come avrei un film? Camille, buon film, te lo faccio vedere! Sentitemi pure. Guai è che mio zio sa che mia moglie non è mia moglie, ma sa che mia moglie è la moglie di un altro che non è mia moglie. Cammi, capisci pure tu, come spiegami perché è mia moglie. Ehi, mo' con me tuo figlio. Mo' Cammi,
Era una notte fredda d'inverno. Guerra d'Africa. Ho fatti a lungo. Mio zio stava in prima linea. Da! Boom! Fuoco a tutte parti. Era il 6 gennaio. No, caro Alberto, vedi, ti sbagli, era Capodanno. Camille, era il 6 gennaio. No, signore, un fuoco si spara a Capodanno. Camille, era il 6 gennaio. Era il 6 gennaio. Era il 6 gennaio. Tanto è vero che mio zio aveva un bello regalo da Befana. La pallotta proprio che ho in da spalla. E caretta in testa. Che bella fine, Camille. Potevo pigliare pure a Mragliaroro, potevo pigliare. E tu cambiamo proprio, vabbè. E invece no. In quel momento passò un suo compagno d'armi che non si facette fatte sue. E che fa? Con disprezzo di me del pericolo. Pigliamo mio zio e suo porto in salvo. Ma che ci fa fare? Ma fu castigato però! Maledì, Lucina! Perché proprio in quel momento acchiappa pure una pallotta del cavallo, a retta spalla, boh! E stramazzò al suolo. Allora, Camì, a chi lo punto mio zio si avvicinai, o guardai, o tastiai, e le ricette... Allarma la palla! Mago, la scena è così romantica. La scena è così commovente, ma la numero uno! Ha ragione. Mio zio si avvicinò, lo guardò e lo ricette. Fratello! E vizia di famiglia! Fratello, non morire, ti prego, io ti devo la vita, dimmi che cosa posso fare per te? Ieri lo ricevo e mi hai fatto morire, io dall'anzi di notte ci ho avuto un bacio! E chi lo che fa? Mi dice, sì, c'è una cosa che puoi fare per me. Ti prego, prenditi cura di mia figlia. E mio zio a coppa mano, non ti preoccupare. Tua figlia per me sarà sacra. Io provvederò a lei per tutta la vita. Va boh, sì. Non appena con militone avetto permesso. Spirare. E che la pace del Signore sia sempre con te. E con il tuo spirito. No. Capito? Il mio destino, capito? È legato a tre palle. No, caro Alberto, il film l'ho seguito bene. Che palle erano tu? Una tua zia e una dall'amico con militone. Camille, c'è sta pure la terza palla. Camille, assietto, la terza palla è bella e gli amorei. La terza palla è quella che ci ha girato da te a mio zio, capito? Ci ha detto che mi sono sposato la sua protetta. E come aveva fatto? Chi lo facciamo mandare i soldi, capito? Ma chi lo vuole bene cash con tutto fatto? Non me ne ha niente più, capito? Io perdo centinaia di milioni. Capito, sai che faccio? Mi sparra palla in fronte e appare quattro palle. Ma come faccio? Ricito, ma come faccio? E come fa? E che ne faccio? No, ma non mi potete aiutare, nessuno mi può aiutare a me, capito? Beh, vabbè. Che ti devo dire? Se si tratta di centinaia e centinaia di milioni, va. Sarà l'uovo di Colombo, ma a me mi è venuta un'idea. Oh. Cazzo l'uovo, Camille! Scusami un attimo, caro Alberto. Tu questa signorina che ti dovevi sposare la conosci? E certo che la conosci. Vi trattate? E come, non ci trattano? È sposata? E come, mi è sposata? Questo non ci voleva, vabbè, non fa niente, è il marito. Ha un fratello, Camille, un fratello. Stiamo a posto, caro Alberto, stiamo a posto. Dice, ma tu una cosa a me. Tuo zio quanti giorni ha detto che viene a stare a Napoli? Tre giorni. E allora si chiama questa signora e la si fa venire qua per tre giorni. Brava, e diciamo che è tua moglie, bravo, sono gente. Ad vista vostro padre, che idee? E io? E tu? E tu rimani qua, diciamo che sei a cameriere, così finalmente che si fa con questo servizio. Bravo Lucia, io genio, tu genietta. Mi raccomando con l'entusiasmo. Ma voi pensate che lo posso presto? Chiediamo, ne si tratta di centinaia di milioni. Lucia, ma fammi capire che faccio, paga tuo marito e lo dico, presto ma mogliere. E dici, presto ma mogliere, scusa, mi hai cercato tanta cosa, a me che paga c'è presto una cosa. Camino, un bazzia. Scusa, ma tu hai detto che il marito siete amici fratelli? Fraternissimo. E allora, scusa. Camino, ma non hai capito qual è la mia preoccupazione. Quando viene mio zio, mettiamo caso che lui sta vicino a me, può scappare, che saccia, un bacio, una carezza, un abbraccio, capito? Beh, ma quella è una finzione. Scusa, mo ti torno a ripetere. Tu tuo marito stai così? Sì. E allora no? Allora beh, tu devi fare come gli attori di alta scuola. Ma tu filodrammatica non l'hai mai fatta? No. Ita?
Venite qua, mettetevi vicino a me, fatti un pochettino più là, prendiamo la scena, capito? Adesso ti faccio vedere io. Io adesso mi abbraccio tua moglie. Ma boh, ma che c'ha zecchia a camminare? È una finzione, ti voglio fare avere come la fa. Guarda, io adesso mi abbraccio tua moglie, vedi? Allora si tratta tutto di semicerchio e di pollice. Guarda, tu fai un semicerchio, guarda, io l'abbraccio, ma il contatto non c'è. L'abbraccio, ma il contatto non c'è. A me mi pare che ci sta. Non signore, stamma buona a pare a me, guarda, io l'abbraccio ma il contatto non c'è, hai visto? Lucy, ma chi se ne sa così? Non signore, vabbè, tu fai un semicerchio troppo a stretto, e poi dici che io non ho spirito di iniziativa. Allora stiamo bene a sentire a me, guarda. Allora, vieni qua, io adesso mi bacio tua moglie, ma non la bacio, guarda, sembra che la bacio, ma bacio il pollice, guarda, vedi? Hai visto? Yamma, non l'ha pensata, buona! Buona proprio, mi buona assai! Yamma, fa una cosa, curra a Napoli, chiama sta signora e falla venire, forza! Non lo saccio, che a mia mamma pare assurdo, capito? Ma come, scusa, sei tu come marito amico fratello? Lo saccio, ma io tengo coraggio! E tu fai venire, vabbè! Ah, ma dici che io non tengo spirito di iniziativa, vabbè, ma io si faccio un altro coppa avanti, tu fai la polina rinde il sacco, curro a Napoli e batti a massaggio, va bene, io lo faccio. Beh, ma ricordatemi che me l'ha detto voi, però. Vabbè, tu a me mi hai ringraziato per tutta la vita. Cammi, vabbè, testa ma muggia. Mi stai tutto scemo proprio. Non stiamo pazziando, la figlia del commilitone di mio zio è Lucia, chi lo pensava di venire in casa vicino a esse, capito? Ma chi non mi vuole che me la manca più una linea, capito? Perdo centinaia di milioni, cammi fratello mio, questa è la moglie, ti amo. Facete massa, non mi sto sondendo tanto pure. Ma tremane qua. Ho soltanto cavoletto! Era mamma mia! No! Ma a posto! Tu hai tutto infamito, ce la volevi! Io sto nelle tue mani! Non è possibile, perché io sennò già testa affuata! Ma come mai mi zanni tu, certi cose scemo, che? Ma tu stato vinti da quello mamma te! No! Più! E dallo, luce, questo più. Ma molto basta a me, mi è venuta un'altra idea. Ma perché tu hai cacciato il nuovo colombo? Non signore, il colombo se ne è volato e l'uovo non lo faccio. E come facciamo? Facciamo una cosa molto più semplice. Diciamo che tua moglie si chiama Lucia e l'uomo Brogliani. Ma no signore, non è possibile, chi la sa? Ma sono passato tanto anni, sono pure cambiata, no? Lucia, non hai capito buona. Io la bugia l'ho coltivata molto bene, capito? Camille, tu ti ricordi il giorno del vostro matrimonio? Ecco, ma no. Quando la sposa, quanti fotografi mi facete vicino a lei? E i piccioni ci scettano a farmi andare a fotografare. E io ci mandavo a mio zio, capite? E gli dicevo, zio, guarda come stiamo belli qua, io e mia moglie. Ma in questa fotografia io ci sta pure con padre. Pure con padre. E qua pure le figlie, Non ti spara niente a nessuno, ma tutta la sacra famiglia. E chi l'ha più si chiama mandava, che ne sa, c'è un regalo per un battesimo, per la comunione. E si è vista a Santa Lucia che ci mandai. Luci tutti i regali importanti, favore. Ma innanzi mi hai avuto niente, vero? Luci, ma come facevi? Chi era un segreto, capito? Si è visto regalare un matrimonio che ci facevi. Ma chi lo che sapeva tutto cosa, non mi dà niente più. Mi prego, so che mi potete aiutare. Luci, convinci a Camillo, ti voglio bene, come faccio? Camillo, hai cacciato l'uomo e abbiamo fatto la frittata. Ho capito tutto. Ho capito, meno male, hai capito. Mi chiamano poco la giacca. Ma che lei sente fritto? Ma che può fare? Mi chiamano poco la cravatta, la parte ritta. Ma Camillo, che può fare? Luci, ho capito tutto. Che cosa? Che stai una canciura per mamma, non umani come a me. Ma voi arrivate a questo punto, sapete cosa c'è? I manavaca proprio. Ma io non mi faccio ascoltare. Oh, Luci, mi riesco a presto. Thank you.
tante camere da letto. Che dice? No. Sto bene così. Benissimo. Comunque, una cosa che venivo solissima. La faccio più corta? Sì, sì. Allora, ti stavo dicendo che le... Allora, sì. La faccio più corta? Oh, dare, la faccio più corta, la faccio più corta. Ecco, ma stai facendo l'ongo gusto così. Ebbene, hai già capito. Devo sembrare una cameriera brutta. Ma che se si crede che da fare la parte in allo film? Dici, pubblichi, che? Dai, Angela, facci giù. Ah, ma brutto no, ma che brutto. Però ci rimetti tutto cosa fuori in mezzo, capito? Andiamo, ti voglio bene, ah. Un po' che sacrificio, eh? Sacrificio? 11 anni di mio marito che se ne è dovuto andare in albergo. E io che ho dovuto fare la cameriera, eh? Ehi, la prossima volta che passiamo ti faccio fare il gin, ma guarda. E fa bravia. Che papà va di portare i cioccolati, ma tu verità che sia, ma beh, parliamone poi cosa sei. Sì, sì, Luci, voglio parlare di cosa sei. Ma ti assicuro che non sapevo che mio zio si portava i conigli appresi, no, capito? No, vabbè, ma che impressione che mi hanno fatto. So. Chi li ottenevano proprio scritto in pronto. Siamo due delinquenti. Veramente? Invece a me sono sembrati due giovanotti molto simpatici. Sì, sì, ma sempre due gorille sono. Ho fatto bene, Cassano, me lo portavo pure figlie mi ha preso. Luci, ma di questo non ti devi proprio preoccupare. Il mio zio si poteva fare un giro per paese e non conoscendo il posto si è fatto accompagnare dalle ragazze. Ma chi ne sono americano? Vabbè. In danno si mettessero a fare due gorille di scignitella. Vabbè, ma ci sta pure oggi. E ci sta pure oggi in banzi. Ui, ui, eccoli, eccoli, stanno tornando. Luci, ma raccomando, state sempre vicino a me, non te muovo. Ca, in secondo piano. Oh, secondo piano? Oh, che la mi dispone a me. E che ci faccio io sul secondo piano, eh? Fa una cosa, arriva a finestra e tu mi abbasci, capito? Ah. Ma no, non capisci, tu non fai parte della famiglia, non puoi stare vicino a noi, capito? Amo, fa brava, eh? Ti assicuro che se le cose vanno bene con mia zia, ti porta a fare un bel viaggio alla Hawaii, va bene? Poi ricordati, tu ti chiami Bettina. E perché? È perché è il primo nome che mi è stato annanzato a mio zio. E poi Bettina è proprio il nome da cameriera. Non mi piace. E naturalmente non posso nemmeno fumare davanti ai signori, eh? No, la faccio dei servizi e ti ha fatto. Guardate qua. Ma che spesa! Ah sì? Sì, ma che pacchetto! Ma dove sta? Stanno prendendo il resto dei pacchi da lavanti. Oui, mi raccomando, aria disinvolta, E non è guardando tutto quanto come se stessero scendendo una coppa luna, Guardate a quelli che può scendere la forza sullo secondo piano, ti devi mettere là dentro! Silenzio! Si gira! Scusate se abbiamo tardato, ma abbiamo fatto qualche spesuccia, qualche regalo. Mamma mia, zia, ma quanta roba, ma è tutta per me questa? No, tutta, qualche cosa è mia. Vabbè. Picciotto, lasciate questo e portate tutto dentro. Yes, okay. Boss. Sono stato al centro di Napoli, Vico degli Orefici, a fare un regalino a mia nipote Lucia. Sono stato da un amico, Tonino Pesante. Pesante. Ma è che troppo li gira. Ai Tonalfri, i Kiss Teng, vi dovete accontentare su 50 carat. Ma carat! Lucia, vieni qua, Lucia! Dite! Tu piccola cicciara! Che cosa? Lucia, cicciara! Ora è per me, Zaffari! Ma sono emozionata! Oh, mamma mia! Una lella di brillanti! Ora Zaffari è bellissimo! Grazie, grazie! Ma perché Zaffari è bellissimo? Perché l'avete fatto? Zaffre, scusa, ma questo regalo grande di chi è? Questo è per te! Sapere, visto, Lucia, a te uno scatolino piccolo, a me uno scatolone grande. Se a te saranno cicere, a me saranno mallone, vero sì? C'è stato un bel gioco di birilli. Che tu ti diverti a giocare all'aria aperta in mezzo alla corofiglia. Ti fa bene all'aria spiritamenta e balsamo, come hai detto tu. Vieni, vieni, se dammi un poco vicino a me, a sé. Zaffri, grazie veramente. Bettina, dove sta Bettina? Sì, sì, eccomi, comandate. Ok, azzo, all right, bella vogliona. Bebe, tengo sete, voglio bere. Sì, sì, oggi poi ti faccio bere. Alice, perché mi dai a chiamare Bebe a me? Bettina, prendete un poco di trolitina allo zio. Sì, vado. Grazie. Di trolitina? È che è un nuovo liquore italiano. Ma no, signore, sì, di trolitina sono delle cartine che voi le aprite. Esce un po' di polvere bianca. Ah, polvere, cartina, sempre mistificazione a sto paese. Ma no, signore, oggi guardate qua. Statta zitta. Ma non solo vino, pure un liquore fanno che cartina. Picciotti, volete assaggiare un bicchierino di trolitina? E che cos'è? Un sorsetto! Ma guardate, guarda, zitto!
come già fa? Che non mi fa parlare? Ma spiego, ci spieghi? Sì, Alfred, quello non è liquore, è l'acqua che si beveva così, è frizzante. Ah, l'acqua ferrata. Firenze, ferrata. Sì, sì, bebè, e a me ferrata bene. La piatta con un cavallo. Camummara però, perché l'acqua ferrata, sono vicino a Mummarella. Tu e tieni Mummarella? Io? Ecco, no, no. Non tieni Mummarella. Tieni quelli Mummarella e dici che no. E oggi, perdonate la Bettina, quella è un poco timida. Ma voi lo sapete che tanti anni fa si voleva fare sura. Oggi, scusate, toglietemi una curiosità. Ma voi a che siete ricordata ancora il Mummara? Io mi ricordo tutto cosa. Anzi, se dopo c'è qualche rischio... No, no, non ti preoccupo, oggi il campo ha niente di sciura, è vero? Io dico qualche rischio, suo programma. Ah, certo, sì. Io, sapendo del tuo arrivo, ho fatto preparare un poco di musica americana. Bravo, bravo, cretina. Ma come pure che mo fa son di roba americana? Dice una bella canzone napoletana. Terra America, c'è una facimme e panza. I tengo l'acqua e tre paesi. Forza, cantate! Napoli, mazza l'isola! E ma una chi ne fuoca? Sì, io dicevo che chi sto facevo mutare! Killerano non tiempo! Sta poco mi spacca muraccio! Chiamiamo, facitemi sentire qualche altra bella voce. Oh sì, ma che pulita! Da quando siete venuti, faccio i sambetti, se non viene un mallone, o per un muso, o purpa! E dicono qualche altro. Una saccia giù. Mamma, senti tu qualche bella luce. Ma senti tu, Nanne, non è artatore, la figlia sta qua ferrata. Ma io ti ho fissato con Ferrara, Ma non è l'acqua ferrata, è l'acqua cretina che si beve a tavolo con digerino. Chi sa in America quando la donna te si polverina. Ah, polvere, ma ho capito, brava Lucia. Tu invece sei un imbruglione. Io? Mi volevi fregare con l'idrolitina. Sì? Fatto, vai dentro e prendi qualche bottiglia dal valigio mio. Yes! Alberto! Te lo porto dentro questo pacchetto? Sì, sì, fammi cortesia, porta a parte lì. Ehi, ma tu hai visto la scassa e il birillo? Questo ci deve giocare con i birilli. Boss, ma mi sa che a questo piace a Berillo. Mi pre assorto, po'. Betty, Jack, che dici? Ti piace l'Italia? Piace, piace, buona Italia. No, è sterina! Ah, non italiana, è sterina! Mi sei tutto scemo, sì. Serina. Oh, è piaciuta qua. No, per carità, signor Cech, io volevo dire che la ragazza italiana è sterino un uomo. Ah, bravo, bravo. Ma messo bravo, bravo, non mi piace proprio. E manca a me, Lucia. Che dice Lucia? No, oggi Lucia sta un po' arrabbiata perché non vorrebbe che questi giovanotti si pigliano troppa conferenza che guaglione. Bravo. Ma che dici? Questi sono figli di italiane. E poi ti pare che non le capisci certi cose. Le capisci certi cose? Ma perché io non sono nasciuto napoletano? Che non è nasciuto napoletano? Io l'ha già fatta l'azione. Bravo. Ho detto, lasciate stare le ragazze. Bene. Se proprio vi dovete prendere un passaggio, trovate la cameriera. Io lo vengo. A dove? Non si può chiudere la rossadilla, come si chiama? Fatela. E che? Ma vuoi che si perde? No, si per parecchi che non mi veniate, capito? Beppe, visto sono figlio di italiano, si sanno muovere. E perciò sono preoccupato, sì. Caterina! Sì, mamma? Mamma, chiamatemi Katie. Katie! Fatto fosse scemaluta, mamma! Aia, Katie, vai dentro, vedi se Bettina sta buttando il bicchierino, sei scordata, vai! Vado! Vado! Prego! 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 Ci facciamo le angarelle? Angarelle? Angarelle belle! Ne, Katie, cave con, non da zeccaia, vai, cammino! Mia sorella vuol far vedere che sa parlare inglese. Tu spicca inglese? No, inglese no, ma ogni tanto una parola di francese la mastico. E tu? E io ogni tanto una parolella e faccio lavorare la sputo. Spiritosa, spiritosa, sì, bella e spiritosa. A dove te la meritavi tu una moglie così? Dimmi una cosa, ma chi stiamo cavanette Santa Lucia? Toretto regalo che hai da mannaia. Oh, regalo. E come no? Regalo sul vento. Sì, assai, assai, no. Io ti mannai che il bello sciaccariello. Sì, sì. Che cosa? Oh, sciaccariello. Sciaccariello, sì. Fu veramente un bello sciaccariello. Importante, favoloso, sì, Puglia. Importante, favoloso. E che ne faciste? Come lo utilizzaste? Io ho pigliato questo sciaccariello e ho messo in coppa un mobile bello esposto.
in modo che ognuno che veniva venivo ciaccarello di bello importante e favoloso di alcuni. Ma come mi ha detto un coppo mobile? No, sei un po' no, oh, il primo mi ha detto un coppo mobile, farò un po' pigliai e mi ha detto un gulla. Gulla? No, non a collo. Un gulla? No, non a collo. Un borsa? No, ma pure tu quello facetti e tu Lucio Ciccarello, lo secco, no? Lucio l'assegno! Oh, zitto sangue, anche lì c'è Ciccarello, Lucio! Oggi, perdonatelo, quello Lucia sta un poco confusa. Quello voleva dire che prese questo Ciccarello e lo cambiò in banca. Bravo. Poi prese i soldi e ci comprò una pelliccia, una collana, eh! Quello che ciò dicevamo la divisa in collo, sul collo, eh! Brava, mi fa piacere! Roba che si conserva! C'era chi sto in, sono un coppe cavalli! Sì, sicuramente, mamma. Bettina? Dove sta Bettina? Sì, sì, eccomi, eccomi. Dite. Di che cosa? E come si chiamano? Che cosa? Chi le cose le cose verso, la come si chiama? Lucia, brava Lucia, tu non capisci mai niente. Oggi tu stai facendo i coppa all'estero, no? Ve la posso, signore, ve la posso. E la porta mia. La porta. Aspetta, vicere, Gecca, rapati. Ma chi è? Ok. Quando stiamo qua noi è meglio che la porta la apriamo noi. Che ne so servizi le volete? Sì, sì, assalto. Chi ne sa rocumbare? No! A proposito rocumbare, vabbè, ne parliamo a roba. Boss, è la sarda. E Alice! E un gambero, ma... Buonasera! Aspetta. Aspetta. Buono, ha portato vestito della signora Coppolecchia. Ah! Coppolecchia? E chi è sta Coppolecchia? È chiaro! No, no, è più scuro! No, signori, non avete capito! I ricchi che è chiaro che avete sbagliato voi! Ma come? La signora Coppolecchia non sta qua! Ma... Che no, ma stammi mai spiegata così buono! Ma come? Ma ti sei dimenticato che Bettina, la nostra camerina, si chiama Coppolecchia! Hai ragione, Luci, ma dove sono la testa stamattina? Però, sta cameriera si tratta veramente bene. Sì, 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 sempre. Ecco i bicchierini! Bettina, Bettina, c'è la giovane della sarta che ha portato il vostro vestito. Il vestito? Bettina, il vestito che vi siete fatto fare stesso? Sì, 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 sì. E arrivederci! No, signor, no! Io non posso assumere responsabilità! Ci vanno ste difese! Ce l'ha già voi! E qua ma sta a me scritto! Ma guardate che non vi dovete preoccupare! No, signor, no, e che si preoccupa? Io non posso via responsabilità, io sono cacciovana! E va bene, ma che ci vuole che se lo misura un poco? E va bene, a Bettina, andate dentro a misurare il vestito! Vieni, vieni! No, no, aspettate! Bettina, fate una cosa, andate nell'altra stanza, ma ci sta lo specchio più grande, va bene! Fate vieni, tutto vieni, con comodità! Così ho la soffitta! Ah, dunque, nipoti, venite qua! Mi stavo parlando, Rocumbara. A verità, già a me mi fa meraviglia che ancora sa davvero. Ah, Rocumbara, ma quello sta in albergo, mica viene tutti i giorni. Sì, sì, Luci, io non sono venuto dall'America per entrare nei cosi, come si dice, nei cosi dei faccendi vostri. Però, ha genutato che chi sto compare, volte e gira, sta sempre a mezzo. Ma quella è tanto affezionata. Sì, sì, ma mi pare. Ma pare che mucoso, là come si chiama che mucoso? Un salame, no, un turzo. No. Ma che guarda? Ah, chi lì, due c'è trullo. Sei tu. Che ti? Bravo! Oh, ma già ricordare! Ma chi? O compare! O compare va sotto in coppa e si piazza sempre vicino a te. A tavola vicino a te, in salotto vicino a te, e che faccio? Cumbara, cumbara, e non scumbara mai. E mi si come che cacchio, zio, no? E tu fai lo scemo. Faccio scemo. Lo sai che pensi? Capito. Quando viene che lì cosa, là, come si chiamano che lì cosa? E come? Uè! Ma che dici? Queste sono parole di bestemmia. Oggi, ma tu e te cosa? E Ciaravella, ma già ricordato. Tiene Ciaravella che non so boh. Sono molto bellissime. No, sono fatte cose e cose, no, stanno andando manicomi a me, capito? Ma guardate, ma se poi ne pure l'altra gente, non è possibile, ma ci sta sbaglio. No, vi dico di no. Sentite, io non mi posso più responsabilità, io sono faccione, ho venuto su vestito, sarei nata signora. Ma vi dico che me lo sono fatto fare io apposta così. Ma è troppo lungo. Bellaggio, ma quanti cose volete sapere? Il vestito che è Bettina, ha così su vestito. Non è neanche la linea sta. È la linea sta a tetto, va.
bene. Bello vestito, piace Bettina. Bettina, non ci fate perdere tempo. Piano, andate nella stanza e andatevi a cambiare. Comunque è molto bello, grazie. Sì, grazie. Un po' essere. Ah, signorini, questo carattere che tenete, resta da fa giovane per tutta la vita. Ah, signor, volete me regalare già ciò che servi? Che cose sono che togli? Ah, ma sto quando veniamo su, stiamo ubriaca. Ah, signora, si è arrugnata. E mo sapete come faccio? C'è fino da poche misure e ci va che appoggiare. E gli altri, ma questo liquore nessuno lo miscia. Così nessuno lo mesce. Ma che lo devo misciare io? No, no, sempre, ma quando mai? Katy, metto il liquore in dei bicchierina. Ma perché sembri mannacciamo? Te la niente sembra, mo ti amo. Fatto posto, oggi permettete, voglio parlare un attimo con questi due giovanotti. E beh, posso primo bicchiere. Ma perché mi ha da chiamare Benvenista? Venite qua, vedi? Sentitemi bene, quale parte sul sedere non le dovete dare. Come? Ma che ti chiedi? Sedere! Ah, okay. Sedere, ok, come on! Sedere! Oggi, ma che ci sono due scemo, ma non è migliore! No, sedere! Sedere questo qua, oi! Ah, che schifo! Bianco, però! Che faccia a chi si fa? Ehi, ma sentite voi, quale pacche non si usano? Bebe, chi sono figlie di italiane? Oggi, chi si due, sono figlie, Ma cosa dici? No, dico che domani, no? Domani, sempre si ce la faccio, però. Mi porta a Napoli a fare un night club, un locale, uno spogliarello. Spogliarello, piace spogliarello! E non ti preoccupare, ti porto a fare io. Ci sta la mamma che nessuno me la paga, signore! E che mi chiamiamo sulla signora! E se tu non mai dalla paga, ha visto la signora nuda! E ha cacciato! Ha cacciato proprio a fare così! Ma come c'è un uomo? A Rapapoli! Io! E chi? Va a Rapapoli! Vai! No, mi metti paura, che è io! Ma come è facile? Mamma mia! Non smetti paura, non è così! Ma è... Oh, cumbare! Cumbare! Ma è facile, non è male! Ma tu sta ah, un cumbare sta qua! E cosa facevo cumbare in dall'armadio? Cosa facevo cumbare in dall'armadio? E cosa facevi in dall'armadio? E cosa facevi in dall'armadio? Era un momento, se mi lasciate parlare lo spirito. Allora, non fossi. Dunque, dicevo, io sono passato di qua, ho visto la finestra aperta, a gitto voce faccio uno scherzo a cumbare a Betta e mi sono andato a mettere nell'armadio. Ecco qua, questo è. Signori, io vedo che state parlando dei fatti vostri, ma la parte è ci venite quando si dentro. Simpatico voi! Ma che è? Ma chi stai scemo? Che sta venite, mi pare a fare scemo? No, mi accompagnate! Ma mi venite, ma le date pure a mazzetto! Beh, dicio sì, Beh. Oggi sto qua, parla! Ma che vuoi? Ma che non sto parlando, butti la bella, stai sempre me! Chi ti sta scapuzzando? Sta facendo Come ci viene a brutto? Sapete che sto pensando? Stai pensando, sì. Cumba! Sì. Sto pensando che questa è una bella casa. Bella so. Mi sa mio nipote quanta sacrificio ha fatto, quanta sorda. Oggi assai! Ma poi assai un poco quieto, non coppa sta montagna. Si capisce uno perché poi spende tanta sorda. Per venire in coppa sta montagna, per stare un poco tranquillo, un poco sereno. Io penso che non dovrebbe avere troppi fastidi di gente che avena, si mette rinda a casa e non sa una vacchia. Ha ragione. Guardate, stranamente è quello che penso proprio pure io. Cumba, che sei una bella famiglia. Sarebbe un peccato se qualche cosa venisse a guastare la domestica tranquillità. Marito e moglie hanno stasera sembra unite su. Bravo, solo, specialmente solo. Bomba, chi sta secondo ben assai? È stato vicino a tua moglie e dalla nuova facendo vedere a tutti quanti come vi volete bene. Ma vi volete bene o no? E come, non ci volemmo bene? O pollice! Stanno i pollici in sta casa. No, no,
Dico un pollice, stamattina mi sono fatta male il pollice, vedete bene il pollice. Ma pare che cominci a fare poca capri in sta stanza. Sì, lo tiriamoci in due giardini. Ma quale giardino? Tu non capisci mai niente. Boss, veramente qui fare un poco caldo. Picciotti, qua siamo in famiglia. Vuoi le giacche? Sì, Pat. Togliti la giacca. Grazie. Prego. Prego. Parisa. Senta, me lo vado a me, va. Fatti già di amicizia a lui. La signorina là, oi, la comarella mia là di Pocresimare. Ma tu ne mai buscata a nessuno. E mai nessuno ha buscato, non ti preoccupare perché l'Italia è un paese ospitale. Sì. Bravo, vagiono! Muorita buona! La non mi chiede i papà che sta poco mi spunta la spalla. Ma visto stamattina a me come stanno combinando? Poi Luci! Poi ma chi ti sa? Come? Jack, questa donna uccida, hai capito? Questa donna. Allora questo maschi chi schifa? Jack, questa miss e questa lady. Ha capito, ma non è che paura come sono mattuto. Ha capito, scemi, ha capito. Lui ci porta a me guaglione. Cada fa? La che sono figlie di italiani. Pumba, quelli non conoscono bene il sesso. Beh, se volessero imparare che vuoi tu. No, dico, non conoscono bene il sesso delle parole. Se sono maschili o donnini. Perciò riscono in da giardina. Ha già capito che si dica l'altro sesso. Pumba, scusami se ti dico, ma tu stai sempre troppo a miezza. Qua ci sono i genitori. Andate, picciotti. Anda! Vuoi pure tu in da giardino? Jack, mietti dalla giacca e vattene in da giardino, no. Va! Come on, baby! Oh, sherry! Ma dov'è? Comarello si è imparato di fumare, lo trovo lì, sherry! Ma che fare? Ho detto sherry! È francese, significa carino! Andiamo! Ma non lo posso capire, sto rovettino in da sta canzone! Besame, ma fai 60 anni internazionale! Ma raccomando, la cameriera non giardino sta raffreddata! La cameriera non giardino, qua di uno poi ogni peggiore altra sole! Ma parla a forza, sa! Basta, veniamo a noi! Io volessi parlare un po' che cosa sei! Lucia, tu zì! Può parlare di cose serie! No, si affria, non ti occupare, potete parlare qualunque cosa, anzi, è meglio che sta presente. E va bene, chiama Rapa Mappatella. Ma quale Mappatella? Rapa Mappatella, e vuoi parliamo un pochettino della tua situazione debitoria? Ah, sì, e saluto Luci, ora dimmi che sto bello mappettone e parliamo della mia situazione debitosa. Niente, Luci, parlo pure tu, perché a chi sto non lo tenga fiducia. Preoccupatevi. Ditemi tutti quelli che avanzano era nato. Allora, Luci. Prima di tutti quanti! Ocumbara! Ocumbara avanzerà no! Ma è poco, ci stanno gente più importante, non ti preoccupo Ocumbara! Allora dicevo, prima di tutti quanti! Ocumbara vanno prima di tutti quanti! Ava ragione! Questa è fine, ve ne dovete liberare. Cumpa, sì? Tu quanto devi avere da mio nipote? Beh, per il passato 1.000.000, poi ci stanno dei debiti futuri. Come sarei? No, 400.000 lire che gli ho promesso. E chi si soppidocchia? Quanto può stare pure l'elefante, sì? Ehi, ma che deve quando era? E tu a così mi fai disgustare? Oh, sì, ti faccio consulare. Quasi devono pagare debitori, fornitori, usurai, notai, medici, avvocati. E Ocumbara, vanno prima di tutto quanto. Così! E tu a così lo zio fai libero! Io? Ma che ti credi che io li pago a tutti quanti? Vedi, non mi dai, capito? No, beh, zio Alfredo paga solo le persone che non hanno preso interesse. Ocumbara, io per esempio. Io li chiamo, metti in fila tutti quanti e... Io per esempio voglio niente ciusce! Ma tutti bravi! Bravo! Quanto è bello, compara! Compara, vai pazzia! Ma che mi metti a sparare gente a così? Se fosse una questione d'onore, allora... Quanto è bello, compara! Sì, si mi ha pigliato con un buco, a forza mi sono ancora! Basta, bebè, che oggi capite che si tratta? Fatta mappatella... E battegna! Dico, per adesso chiudiamo la mappatella dei guai!
poi quando è il momento la rapina. No zio, ma guarda, io questo vi volevo dire, io volevo prima sto daro fatto. Ma basta, voglio stare in allegria. Chiamalo poco di indo giardino. No zio, guarda, ti volevo prima far capire, fatto vedere. Viene che la cosa là, come si chiama? Che la cosa che corda là? La chitarra. No, non è la chitarra. Un mandolino. Nemmeno zio. E si ha schifezze tutte la pulita. Ma pure l'America è arrivata, no zio. Io volevo cantare due canzoni antico. Ma come ci tengo, che si vuole ci mettiamo a cantare? Ma che ti credi, tenga ancora una bella voce. Merita pavone. Ma la tu sola, più bello in te. Ma pure la vedetta internazionale. Oh sola mio, sta in fronte a te. Oh ti in fronte tengo certi chiuga, tu non te può proprio immaginare. Un bambino a camo, cantammelo un po' qui. Io da furria passare. Già prima chi? Un bambino, quindi sei la voce. Mi ha già fatto serenata. Questa sono la serenata mia, posso sentire. Anzi, portatene un po' che lei rompe un occhio a cena e poi venga. Non Luci, ma non hai capito, io volevo assodare. Prima che ho detto... Ma non assodare, assodare roba, chi lo manchi sono a padella e guagli la roba, la roba. E caccio tutti i ciaccari là. No, 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 io non ci voglio capire. E agita roba, che dice Lucia? Che dice Lucia? E dico, la prima questa è bella. Yambo, yambo, roba mia. Yambo, yambo, roba. C'è voluto tutto il suo dio. C'è vecchio manca se neva. Parla, fammi muovo, quando parla. Sento Lucita già dice un sacco di cose. Ma c'è capito, muovo, fammi resto, che questo viene mata a voto. Sì, sì, nel senso sta già dice un sacco di cose, ma non mi ricordo niente più. E ricordo di spizzo, che questo si scorre, che mi muovo, ma no. Sì, 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 ma ci ha ricordato, Luci. Io ti volevo dire, lo fatta che... Che volevo dire? Ma che dici se l'hai fatto? Ma che dici se l'hai fatto? Luci, ma io volevo sorvegliare. Ah, ma come vorrei che mi sorvegliare? Mi sai cosa sei invece? Luci, io sono preoccupato. Ma tu hai visto che pezzi di pistola che ha cacciato si affredda, basta, non è venuto a Napoli per fare occhio qua. E me, ma non fai mettere un altro pensiero in casa? Tu, via, mi sta capo quando è grosso, mi sta nascendo per dire che ti pensi. Scusa, ma non stiamo d'accordo, perché stai facendo tutta questa tragedia? No, no, Luci, non stiamo d'accordo con te, non è conosciuto. Io sono venuto qua a passare un montagna, ma pure lì. Camini, tu vuoi sapere perché sono venuto qua a passare un montagna? Perché ha già fatto nuvuta, ma non lo carmo, non poteva stare buona a te che nerva. Madonna, quanto è bello, mugliere, fatti abbracciare. Ma che non ti basta supportarci? No, ti abbracciaci, no. E rimangio quello che ho detto. Cavore, tu pensi sempre abbracciare, vieni, cavore, si venena. Yam, vieni, abbraccia un po', vieni. E come ti abbraccia così, Luci, tu mi pare la statua della libertà. E tu mi pare un monumento. Mannaggia, mannaggia, come ti ho fatto? Lucia! Chi è? Sta chiamando Lucia, mi fa. Maronna! Spinta, spinta! Sì, Luci, mi è venuto a me! Che stava nello, mi ha venuto! Ma non fatto male! Ma tu morisci, tu morisci, tu morisci! Sì, l'ho fatto male! Aspetta, aspetta, scurta e piglia, le capite? Luci! Oh, sonnifera! Luci! Oh, aspetta, sta zitto! Mannaggia, mannaggia! Figurati si trovava una goccia di cuore qua dentro! Yeah. Poi il medico dice, vicino a me voi non dovete fumare. Qui mi fa capire a me io come faccio a non fumare. Yeah. Mi raccomando, figurati si trovasse una sigaretta va accanto. Si ha fumato tutto quanto, si ha fumato. Ehi! Sono in buonasera! Ho usato una tavola di sentire di sopra ha voluto proprio, Mi sono distrutto! Posso trasire un momento, ci tu magari dove ci parlano poco. Ma voi fumate? Sì. E così, facci da prendere.